Rapina nella notte a Chiaramonte Gulfi in casa di una coppia. La donna rimane ferita dai colpi esplosi dai malviventi per forzare il portone d'ingresso. I carabinieri adesso indagano. Un'operazione congiunta di polizia e carabinieri ha permesso di fermare 5 membri della banda responsabile di furti nelle campagne Eblè. Si tratta di 2 italiani e 3 albanesi. Da domani sarà sempre meno usato il Green Pass nelle scuole, non scatterà più la quarantena per l'intera classe e intanto continua a calare la curva dei contagi in Terra Eblea. Non è ancora stato convocato il sindaco di Pozzallo a Matuna da Musumeci per parlare della posizione che il presidente intende assumere sull'impianto di biogas a Bellamagna. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Canale 74. In apertura oggi un grave fatto di cronaca avvenuto nella notte a Chiaramonte Gulfi. Una rapina in casa di una coppia rumena. La donna è rimasta ferita dai colpi di un fucile da caccia esplosi dai malviventi, forse per forzare il portone d'ingresso dell'abitazione. Indagini in corso ora da parte dei carabinieri. Per la donna la prognosi è di 20 giorni per le ferite riportate al volto e al petto. Rapina in piena notte in cui è rimasta ferita una donna al volto e al petto è accaduto all'1:30 di mercoledì a Roccazzo in territorio di Chiaramonte Gulfi. Ignoti hanno forzato il portone d'ingresso di un'abitazione sparando alcuni colpi con un fucile da caccia. In casa la coppia di rumeni che vi abita e proprio la donna di 57 anni è rimasta ferita al volto e al petto. Adesso indagano i carabinieri che sono stati chiamati proprio dalla coppia una volta scoperta la presenza dei ladri e si sono rifugiati nella loro camera da letto chiamando immediatamente le forze dell'ordine. Pare da una prima sommaria ricostruzione che siano stati portati via soltanto 40 euro. La donna invece è stata trasportata al pronto soccorso del Guzzardi di Vittoria. La prognosi riportata è di 20 giorni per le ferite. I fatti di questa notte sollevano con forza il problema della sicurezza in città, peraltro già presente soprattutto nelle campagne prese di mira dai malviventi. Proprio in queste zone, infatti, sono frequenti i furti, sia di bestiame che di attrezzi da lavoro. La rapina di questa notte non fa però che far crescere la paura della comunità, esasperata dall'escalation di violenza che si registra. Le indagini dei carabinieri, oltre ad individuare gli autori, mira a comprendere la motivazione del modus operandi dei malviventi. Da comprendere infatti se i colpi siano serviti a forzare l'apertura dell'abitazione o come intimidazione alla coppia di rumeni. Ed ora ancora cronaca, è stata fermata nella notte tra sabato e domenica la banda responsabile dei frequenti furti nelle campagne di San Giacomo, di Frigentini e di Contrada Mauto. Un'operazione congiunta di carabinieri e di polizia scattata in seguito ad indagini serrate ha permesso di individuare gli autori. Dei fatti si tratta di 2 italiani e di 3 albanesi provenienti tutti da Vittoria. Nella notte tra sabato e domenica, 5 auto della polizia e dei carabinieri hanno bloccato una strada in Contrada Mauto per fermare un'auto al cui interno vi erano 5 ladri componenti una banda, sul punto tra l'altro di compiere un furto, che sono stati immediatamente fermati e arrestati. E questo l'esito di un'operazione congiunta di polizia e carabinieri scattata dopo serrate indagini che ha permesso finalmente di individuare ed arrestare la banda originaria del Vittoriese, responsabile dei furti sempre più frequenti nelle campagne Eblè. Da 1,5 mesi in particolare, nelle campagne di Frigentini, San Giacomo e Contrada Mauto non c'era più pace, aziende agricole e abitazioni prese di mira dai 5 malviventi. I ladri erano soliti portare via dalle aziende tutto ciò che era facilmente trasportabile in auto.
Da qui le indagini coordinate dalla Procura di Ragusa, che ha permesso di capire che i furti erano messi a segno da più persone e non da un singolo, e che sceglievano tra l'altro con cura le abitazioni da scassinare in seguito ad attenti sopralluoghi. I furti poi, una volta scelte le zone da colpire, venivano compiuti sempre di notte. Appostamenti continui e costanti di carabinieri e di polizia ha permesso infatti di studiare il modus operandi dei ladri. Nella notte, tra sabato e domenica, poi la cattura. L'auto dei ladri era già nel primo pomeriggio di sabato presente in contrada Mauto e nella notte avrebbe certamente compiuto l'ennesimo raid, ma questa volta sono stati fermati. 5 auto delle forze dell'ordine hanno stretto la morsa e fermato l'auto della banda. Si tratta di 2 italiani e 3 albanesi, di cui peraltro uno irregolare. Una volta scattata la trappola messa a punta dalle forze dell'ordine, non è rimasto altro da fare ai malviventi che arrendersi. Non hanno infatti opposto resistenza e sono stati subito portati al commissariato di Modica, dove, dopo le formalità di rito, sono stati arrestati e trasferiti alla carcere di Ragusa, dove rimangono a disposizione dell'autorità giudiziaria ragusana. Hanno tutti precedenti per reati specifici come furti, rapine e possesso di oggetti come grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Rimane chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Noto e lo svincolo di Rosolini a 18 Siracusa-Gela in entrambi i sensi di marcia. La chiusura temporanea è stata necessaria a causa del cedimento di una veletta del cavalcavia numero 5. Quindi chi si muove in direzione Gela deve osservare l'uscita obbligatoria a Noto per poi rientrare allo svincolo di Rosolini. Chi invece è in transito in direzione Siracusa deve osservare l'uscita obbligatoria a Rosolini per poi rientrare al casello di Noto. Ed ora uno sguardo alla situazione epidemiologica e poi nel servizio vediamo cosa cambia da domani con l'attuazione delle nuove misure in tutta Italia. Dati e ricoveri in Terreblea in calo è il quadro fotografato dal bollettino di oggi. Sono infatti 5.436 complessivamente i positivi, meno 180 rispetto a ieri. Di questi 5.387 in isolamento domiciliare e diminuiscono anche i ricoveri, oggi 49. Ma risulta un decesso, si tratta di una pozzallese di 86 anni vaccinata con una dose e deceduta nel reparto di malattie infettive del Maggiore di Modica. Vediamo ora i dati per comune: ad Acate positivi sono 100, a Chiaramonte sono 133, a Comiso sono 373, a Giarratana sono 44, a Ispica 397, 1194 i positivi a Modica, meno 28 rispetto a ieri, a Monterosso sono 40, a Pozzallo sono 389, meno 19 rispetto a ieri, a Ragusa i positivi sono 1439, 152 invece positivi a Santa Croce, 546 a Scicli, meno 27 rispetto a ieri, e infine a Vittoria, dove sono 590 e anche qui in calo, meno 32 rispetto a ieri. Intanto da domani sarà sempre meno utilizzato il Green Pass e diminuiscono le misure anticontagio nelle scuole. Oggi termina infatti lo stato di emergenza nazionale e da domani entreranno in vigore le nuove norme, misure di allentamento che dovrebbero portare, spiegano, ad una nuova normalità. Da domani infatti il Green Pass non sarà più richiesto per tutte le attività che si svolgono all'aperto. Non servirà per accedere nei negozi, negli alberghi, nelle banche, alla posta, dal parrucchiere, dal tabaccaio, ma rimane l'obbligo di esibire la certificazione base per i mezzi di trasporto regionali o nazionali e per accedere ad eventi sportivi. Necessario poi anche per entrare in discoteca, nei centri benessere, per seguire convegni o per partecipare ai concorsi pubblici. Rimarrà invece obbligatorio per tutto il 2022 il Green Pass rafforzato per accedere negli ospedali e nelle RSA. Per quanto riguarda invece le scuole, da domani si potranno organizzare nelle scuole gite scolastiche ma anche uscite didattiche. Non scatterà inoltre più la quarantena nelle scuole, la DAD infatti scatta soltanto per i bimbi positivi. Tutti gli altri alunni, infatti, rimarranno in classe con l'utilizzo della mascherina.
I bimbi positivi per rientrare a scuola dovranno semplicemente presentare l'esito negativo del tampone e non più il certificato medico. Per quanto riguarda invece proprio l'uso della FFP2, rimarrà l'obbligo fino al 30 aprile di indossare la mascherina nei luoghi affollati, obbligatoria anche per i mezzi pubblici, necessaria poi per cinema, teatri e competizioni sportive. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, attende e chiede con forza la convocazione del presidente Musumeci e anche dell'assessore ai beni culturali Samonà. L'incontro per la città di Pozzallo è fondamentale per conoscere il parere delle autorità regionali sulla costruzione dell'impianto di biogas in contrada Bella Magna. La città di Pozzallo attende ancora la convocazione del presidente della regione Musumeci e dell'assessore ai beni culturali Alberto Samonà. A dirlo il sindaco Roberto Ammatuna a distanza di 20 giorni del Consiglio Comunale aperto, in cui tramite un ordine del giorno è stata manifestata l'intenzione di voler incontrare i rappresentanti istituzionali regionali per manifestare il loro disappunto sulla complessa questione che porterà alla costruzione dell'impianto di biogas in contrada Bella Magna. In altre parole, si è ancora in attesa, spiega il sindaco in una nota, di essere convocati per sapere se le massime autorità sono favorevoli o contrari alla realizzazione dell'impianto. In particolare, nel mese di gennaio del 2020 e quindi da più di 2 anni, Ammatuna ha presentato un ricorso straordinario al presidente della regione, dopo aver promosso intanto un ricorso ad adiuvandum contro la realizzazione dell'impianto. Ricorso peraltro indispensabile per non andare incontro a violazione del principio dell'alternatività tra il ricorso giurisdizionale al TAR e quello straordinario al presidente Musumeci. È sempre il sindaco, quasi un anno dopo, e quindi nel dicembre del 2021 ha presentato ricorso gerarchico all'assessore ai beni culturali della regione contro il parere della sovrintendenza ai beni culturali di Ragusa. E intanto il comune di Pozzallo ha già preparato il ricorso al CGA contro la sentenza del TAR di Catania che nel mese di febbraio ha respinto le motivazioni del comitato contrarie alla costruzione dell'impianto. Al di là delle vicende giudiziarie che seguiranno il loro corso, spiega il primo cittadino, non c'è dubbio che vi sia in atto un tentativo di aggressione selvaggia al territorio del comune di Pozzallo. Continueremo per questo a manifestare il nostro dissenso nei confronti di un impianto che rischia seriamente di pregiudicare, conclude, il futuro di questa terra e dei nostri figli. Ed ora cambiamo argomento. 49 imprese ragusane ammesse al finanziamento di 142.000 euro provenienti dai fondi ex Insicem. Per l'assessore allo sviluppo economico di Ragusa, Giovanna Licitra, si tratta di un'importante boccata d'ossigeno per tutti quei titolari colpiti dalla crisi ma anche dalla pandemia. Sono 49 le imprese ragusane ammesse a finanziamento nell'ambito della manifestazione di interesse relativa all'erogazione dell'ultima tranche dei contributi con fondi ex Insicem per un importo complessivo di 142.000 euro. Abbiamo ultimato la procedura, dichiara il vice sindaco di Ragusa con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra, e per l'erogazione delle somme ai beneficiari attendiamo l'accreditamento dell'intero importo da parte del Libero Consorzio di Ragusa. Il settore sviluppo economico ha provveduto nelle mese corrente a completare gli atti necessari per lo scorrimento della graduatoria di 11 imprese aventi diritto all'erogazione del contributo. L'importo e il numero complessivo delle imprese, continua la Licitra, che hanno beneficiato dei contributi dei fondi ex Insicem è stato di 50.610 euro relativamente alla prima tranche del contributo in conto interesse dell'anno 2020 e ha interessato 26 imprese. La seconda tranche anno 2021 è stata invece di 190.901 euro, di cui hanno beneficiato 68 imprese, mentre la terza tranche complessiva dello scorrimento è stata di 125.000 euro, interessando ben 42 imprese. Ringrazio, afferma ancora il vice sindaco di Ragusa, per l'ampia disponibilità e collaborazione dimostrata verso un settore ampiamente colpito dall'emergenza Covid-19, il commissario straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, ed esprimo viva soddisfazione per il raggiungimento di tale obiettivo che si traduce nell'erogazione di un contributo in conto interesse
interesse complessivo pari a 509.000 euro erogati a ben 185 imprese ragusane, al quale si aggiunge il contributo in conto capitale riconosciuto ad altre 7 imprese per un importo di 105.000 euro, il cui procedimento per l'erogazione delle somme è in fase di definizione da parte del libero consorzio della provincia di Ragusa. Da domenica 3 aprile sarà gratuito l'ingresso in tutti i parchi archeologici e musei e i luoghi di cultura siciliani che dipendono dall'assessorato ai beni culturali. L'iniziativa si ripete ogni prima domenica del mese. A stabilirlo l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, che ha scelto di aderire all'iniziativa del Ministero della Cultura. Occorre sempre di più avvicinare ai luoghi d'arte e della bellezza, spiega Samonà. La Sicilia, con la sua ricchezza d'arte, i suoi musei, le testimonianze uniche fra storia e natura, i suoi parchi, è custode proprio di questa bellezza. Permettere l'ingresso gratuito favorisce la possibilità per le famiglie di domenica di trascorrere il tempo libero nei luoghi della cultura, e questo è un ulteriore effetto positivo. Si potrà accedere senza esibire Green Pass per effetto delle ultime normative, rimane però obbligatorio indossare la mascherina. Con i rincari di queste settimane rischiamo una vera e propria recessione, a rischio soprattutto i pensionati, le famiglie monoreddito e i lavoratori part-time. A lanciare quest'allarme Vera Carasi, segretaria generale della CISL, che chiede interventi specifici e urgenti per le varie fasce sociali. I rincari e il caro bolletta rischiano di far precipitare la situazione economica di molte famiglie ragusane, maggiormente in difficoltà i pensionati, le famiglie monoreddito e i lavoratori part-time. È l'allarme lanciato da Vera Carasi, segretaria generale dell'USTR CISL Ragusa Siracusa, che per questo chiede che si intervenga al più presto. La situazione è critica, dichiara. Siamo ripiombati in una vera e propria economia d'emergenza. Anche in provincia di Ragusa sono sempre più numerose le segnalazioni di persone che non ce la fanno, soprattutto dopo che sono arrivati nei giorni scorsi le bollette del metano riferite ai mesi di gennaio e febbraio, che hanno fatto registrare un'impennata del 60-70%. Tutto assurdo. Pensate, prosegue Carasi, che a Ragusa una pensionata sola in casa riceve ogni mese la minima di 500 euro, si è vista recapitare una bolletta di 480 euro, quando invece, al massimo prima, arrivava a 260 euro. Non sono casi limite, anzi sono diventati ormai questi la norma, e bisogna chiedersi dove andremo a finire se non si pone un argine. In merito invece alle misure già prese, la Carasi precisa: giusto aver tassato gli extra profitti delle aziende energetiche per garantire la riduzione delle accise sul prezzo dei carburanti e aver utilizzato anche una parte del gettito IVA per allargare la fascia protetta dal bonus sociale, ma l'aliquota che si applica ad aziende che stanno speculando sulla sofferenza di lavoratori, pensionati ed imprese è troppo bassa. Si deve fare di più. La CISL per questo si impegna a sollecitare il governo ad attivare altre misure specifiche, perché siamo preoccupati, perché dall'attesa ripresa ancora non si ha notizia. Dopo 2 anni di pandemia, infatti, anche in provincia di Ragusa sono numerosi i segnali che si colgono di una stagnazione economica che può essere l'anticamera di una vera e propria, conclude, fase di recessione. Ed era questa l'ultima notizia. Vi ringrazio per averci seguito. Vi auguro una buona continuazione di giornata.